ragazzi, mi hanno chiesto di leggere un altro passo del libro La popolazione del terzo occhio e il quadro segreto, secondo volume. Ho scelto un capitolo che mi piace particolarmente. Il giornale concorda l'esclusiva. La polizia organizza l'intervento a sorpresa. Angelo non ha mai visto nulla di simile, ma la quiete è venuta a mancare, la mette in allarme. Mai e poi mai si consegnerà al genere umano. Un tacito accordo tra lei e il quadro dei comandi. Autodistruzione. Hanno sbagliato ad aspettare, ad arrendersi a quella voglia di vita biologica. La notte appena più chiara, la luna poco più lontana. Il megafono impartisce gli ordini. Non sparate sugli uomini! Angelo continua a correre incerta. Le occorre un po' di tempo per attivare la procedura. Non vuole distruggersi davanti ai ragazzi. Dietro di lei corriamo anche noi. Dall'elicottero calano la prima rete. Il cielo diventa una superficie quadrettata. Tra il nostro palazzo e il successivo, il vuoto. Uno sparo mirato su di lei la spaventa. Inciampa, umiliata e mortificata, cerca riparo. Un cucciolo senza protezione ci guarda trasferendoci tutta la sua tristezza. Con la mano cerca il comando. Matteo si lancia verso di lei. Lasciatela stare! Grida questo piccolo uomo a torso nudo, mostrando denti e pugni. Sul suo viso una forza speciale. Il capo del branco non può sopportare oltre. Nessuno gliela porterà via, la sua robottina. Resterete incollati alle pagine. Ne sono certa. Buona lettura, ragazzi.